Super Mario Odyssey! Bentornati, ovetti, su Super Mario Odyssey! Abbiamo un DLC gratuito oggi! Notifiche dell'aggiornamento! Adesso puoi giocare a caccia al palloncino! Prova a parlare con Luigi, appena lo incontri! Finalmente hanno messo Luigi nel gioco! Oh, comunque, abbiamo nuovi aggiornamenti, abbiamo altri due filtri della modalità foto o della modalità captura... No. Ossia, il filtro moneta e il filtro neon, vedremo entrambi, e ci sono anche, come ultima cosa, altri capi d'abbigliamento. Abbiamo il cappello da musicista e il completo da musicista, che sono quelli che indossano i musicisti in New Donk City. Gli occhiali Sunshine e la camicia Sunshine. Penso si capisca che vengono da Super Mario Sunshine. Comunque, l'elmo da cavaliere e l'armatura da cavaliere. Un prequel della remastered di Dark Souls, a quanto pare. Comunque, cominciamo, anzi, continuiamo. È da tipo secoli che non apro questo gioco. Non so quanti soldi ho. Non so se potrò... Sicuramente no. Non potrò sicuramente prendere... Oh, ciao Luigi! I nuovi vestiti, però voglio vederne almeno il prezzo e vederne anche la descrizione insieme a voi. Nel frattempo vi invito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace, per il ritorno di Super Mario Odyssey. Anche perché non mi ricordo i comandi. Ok, me li ricordo, perfetto. Allora, dovresti essere tu. Ehi là! Allora, nuovi articoli, vediamo un po' quali sono. Eccoli qua. Cappello da musicista, il cappello ideale per accompagnare a suon di note una sindaca particolarmente talentuosa durante un festival tradizionale. Inoltre, il completo da musicista è ideale per un'esibizione jazz retro da mettere in scena durante un festival. E poi... Occhiali Sunshine, l'immancabile cappello corredato da un paio di occhiali da sole. Ricordano un'isola dove l'estate non finisce mai. Delfino Plaza, una camicia con una fantasia tropicale, perfetta per poltrire in spiaggia, magari osservando i delfini, appunto. Proprio se c'era anche un minimo di dubbio, no, perché ci sono, come che si chiama? Insomma, le stelle solari, ecco, non mi ricordo il nome. E poi, elmo da cavaliere, costruito con un metallo molto robusto, in grado di proteggere in maniera ottimale la testa. La comodità non è il suo punto forte, chissà perché. E poi, armatura da cavaliere, il classico abbigliamento di chi si diverte a salvare le principesse dalle fauci di mostri sputafuoco. Oppure chi deve risvegliare barra decidere se far perire la prima fiamma. Comunque, direi che possiamo finalmente andare da qualche parte. Adesso, so che Luigi dovrebbe essere presente praticamente in ogni mondo. Quindi, tanto perché voglio, andiamo a New Donk City, ok? Quindi, ah giusto, devo lanciare il cappello. Alcune cose non mi sono ancora... chiare. Ricordo che nell'ultimo episodio di questo Let's Play abbiamo ottenuto 999 lune, regno della City, eccolo qua, New Donk City appunto. E quindi vediamo un po' come è fatto il minigioco di Luigi. Poi nel frattempo proverò anche a com'è che si chiama? Ad usare i nuovi filtri, quelli per la modalità fotografia. E non sono qui, impreparato, in che senso? Ho già letto cosa aggiunge il DLC per quanto riguarda Luigi. Ora lo vedremo insieme. Intanto, Luigi, eccoci qua, ha laggato il gioco per un secondo. Eccoci. Ora, mio caro fratellino. Ehi, fratello, hai salvato di nuovo la principessa Peach, eh? Sono così fiero di te. Ma adesso basta gongolare e ascoltami. Ho un gioco nuovo da proporti. Si chiama Caccia al palloncino. Caccia al palloncino è un gioco in cui bisogna trovare i palloncini nascosti dai giocatori di tutto il mondo. Se partecipi, devi sapere che gli altri giocatori potranno vedere il tuo miglior punteggio, il tuo nickname e la tua icona del profilo. Ma non credo possiate aggiungermi dal Nintendo Switch con questo DLC e con quest'icona, quindi non importa. Vuoi collegarti alla rete? Devo per forza, quindi collegamento in corso. Spero funzioni, perché sono collegato adesso alla rete. Ma a volte lo Switch non registra la rete? Benissimo, eccolo qua. Allora possiamo iniziare. Per prima cosa, andiamo nell'area di partenza. Oh! Caccia al palloncino può essere giocato in due maniere diverse. Puoi divertirti a nascondere i palloncini, oppure a trovarli. Prima ti mostrerò come si gioca Trova il palloncino, che già vedo nello sfondo laggiù. Prova a scovare il palloncino che ho nascosto, già lo vedo. Hai a disposizione 30 secondi per trovare il palloncino e farlo scoppiare.
Il gioco inizierà non appena lascerai l'area di partenza. Ok, e 3, 2, 1, andiamo! E mi sa che l'ho già finito. E va. Complimenti, wow, è difficile questo minigioco. Per il tutorial almeno, poi si vedrà. Ottimo lavoro, fratello. Prendi, ti sei guadagnato 50 monete. Wow, quindi questo è un modo per farmare monete. Ok. Oh, e hai anche ottenuto un bonus per il tempo. E così ti metti in tasca altre 85 monete. Wow. Questa volta sono stato io a nascondere il palloncino, ma nel gioco vero lo faranno i giocatori di tutto il mondo. Oh, quasi dimenticavo. Per giocare a trova il palloncino, ti servirà qualche moneta. C'è scritto appunto lì per giocare. Comunque, e non è tutto, per ogni 3 monete che raccogli, otterrai un secondo in più al tempo limite per quella partita. Quindi se ci sono monete in giro, le posso raccogliere per avere più tempo, ok? Tra l'altro, questa regola vale sia per trova il palloncino che per nascondi il palloncino. Non dimenticarlo. E ora, proviamo a giocare a nascondi il palloncino. Fratello, nascondi il palloncino, nascondi il palloncino, sarai tu a nasconderlo, mentre i giocatori da tutto il mondo dovranno riuscire a trovarlo. Per ogni giocatore che partecipa, otterrai delle monete, finché qualcuno non troverà il palloncino e lo farà scoppiare. Il tempo limite è di 30 secondi, ti auguro di trovare un nascondiglio perfetto. Allora, sì, va bene. Puoi scegliere se metterci tanto e portarlo lontano oppure poco tempo e nasconderlo nei paraggi. Usa il tempo con astuzia. Nascondi il palloncino, inizierà non appena uscire dall'aria. Ok, ah, c'ho l'icona del... c'ho la stessa icona che ho sul Nintendo Switch. Bene, quindi il guardiano di Zelda, insomma. Di Breath of the Wild, se vogliamo essere precisi. Dunque, dato che comunque voi state guardando questa... Sta piovendo a New Donk City, ok. Dato che voi state guardando, mi sembra un po' inutile nasconderlo in un posto troppo complesso, ma so già dove nasconderlo per bene. Intanto vorrei provare a nasconderlo qua. Come si fa? Così. Quanti secondi ho ancora? Posso collocare il palloncino in questo modo? Ok. Tanto perché posso... lo colloco qua giù, magari qualcuno non mi conosce. Colloca il palloncino. Sì, lo voglio nascondere qua dietro. Ottimo lavoro, fratello. Hai scelto proprio un bel nascondiglio. E se non sbaglio ci dà anche soldi per averlo nascosto bene, vero? Allora, fratello, che ne pensi di caccia al palloncino? Fidati di me, è davvero uno spasso. Senza dimenticare che puoi fare scorta di monete se diventi un asso a trova il palloncino e nascondi il palloncino. Vuoi giocare a trova il palloncino? Sì, perché no? Giochiamo un po' con i giocatori del mondo, insomma. Bene, giochiamo a trova il palloncino. Allora, abbiamo... wow, ah, questo è il tempo limite che ci hanno messo. Ok, perfetto. Inserisci il codice del palloncino. Questo vorrei parlarvene a breve, perché ho letto sull'argomento e devo dirlo. Comunque, è possibile vedere dove sono nascosti alcuni oggetti? In questo caso la freccia ci indica dove dobbiamo andare, quindi magari aiuta un po'. Però non dovrebbe essere troppo complesso. Se non sbaglio, non sta indicando nessuna area sopra, quindi è dietro da qualche parte. Sembra essere... qua. Ok, ho cominciato senza volerlo, ma non importa. Vediamo un po'. Mi sembra molto facile. Infatti, sta laggiù. Wow, la difficoltà. Fammi prendere quel palloncino. Perfetto. Voilà. Complimenti. Quindi l'importante è osservare la freccia, conoscere il mondo di Super Mario Odyssey e saper fare tutto quanto. Ottimo lavoro, ti sei guadagnato 100 monete e bonus, quindi 150 monete e ne ho spese... wow, si guadagnano un bel po' di monete. Comunque, per giocare 45 ricompensa 300? Vediamo un po'. 172 metri. Vuoi vedere che è nello stesso punto che ho messo io il palloncino? Guardiamo, E 3, 2, 1, via! Vai, vai, vai Mario, che questo è il metodo più veloce per andare avanti. Mi sa che è proprio laggiù. Sì. Vai Mario, vai. 50, 40, sì. Sì. È esattamente dove l'ho messo io. Credo. Forse. No! Ho capito dov'è allora, perfetto. Posso salire da qua? Sì, ho perso un po' di tempo. Però ora ho capito dov'è, insomma. Non ho capito perché non riesco a saltare bene. Forse quando piove. Ed è possibile guardarsi intorno se sbagliate. Ok, quindi era qui vicino. Probabilmente è sopra questo palazzo.
Ok, tanto perché posso riaffrontare la prova, giusto? Non è che ho un solo tentativo. Vuoi provare? Sì, perfetto. 30 monete, 300 di ricompensa, quindi mi sa che va bene. Vai Mario, vai Mario, vai Mario. Perfetto. Sai che conviene fare questo scatto qua? No. Ok, ricordo ancora come si fanno i salti strani. Ok, ricordo ancora tutto quanto. Dov'è? Non è qua? No, è qua sotto. No, dov'è? Oh. L'hanno nascosto per bene, eh? Ok, deve essere qua. Dov'è? Non lo vedo. Ah. Potrei arrendermi, cioè nessuno mi vieta dall'arrendermi. Qua non c'è. È per forza sopra questo palazzo, o simili. Ah. Wow. Ok, bel posto per nascondere un palloncino. Però io so dove posso nascondere il mio palloncino. Infatti, più tardi vi darò un codice. Tanto adesso che so dov'è posso prenderlo senza problemi. Ops, ho sbagliato lato. Non importa. Dicevo? Ah sì, so dove nascondere il mio. E adesso vedrete. Perché c'è un modo... In 30 secondi dovrei farcela. Per mettere un palloncino in un posto estremamente nascosto. No! Ok, è possibile riprovarci? Ricominciare? Ah, mi fa spendere 30 monete. Ha senso, ha senso. Però, ripeto, finché non ci dovete provare 10 volte per un palloncino, mi sa che vi conviene comunque fare questi minigiochi. Forse questo è anche il minigioco che vi dà più soldi? Oddio, il minigioco che dà più soldi. Il modo per avere più soldi, perché quello originario era quello di farmare un certo livello nel mondo di Bowser, ricordate? Però sembra che sia cambiata un po' la cosa, quindi vediamo. So dove sei. Sei qua sotto. Non mi sfuggi. Preso! Complimenti! Quindi potete ovviamente fissarvi su alcuni palloncini, oppure cercarli e basta. Però so di aver preso abbastanza cose. Wow! Salito di rango? E... Oh! Ok, quindi... nascondendo e prendendo palloncini è possibile fare un sacco di cose. Siamo già di rango 2? Ok. Mi piace come cosa. Quale palloncino puoi cercare adesso? 60 monete? Dove può essere nascosto? Ok, ne ho abbastanza. Questo dov'è? 94 metri? Laggiù? Oh. Io ci provo. Di Shoichiro. Oppure Shoichiro. Tantissime monete servono, wow. Ora... deve essere nascosto bene, altrimenti non avrebbe senso. Andiamo. Spero di trovarlo. Probabilmente qua è la strada sbagliata. Ma ehi. E infatti, ho capito già dov'è. Sì, ho capito dov'è. Bisogna fare un giro molto strano e molto lungo. Posso prendere lo scooter? Tanto per sapere. Sì, lo posso prendere. Ah, come si guida? Qui, così. Non mi ricordavo come si guidava questa cosa. Comunque sì, è qua sopra, è qua sopra. Ecco perché non si capisce bene dove bisogna andare. Sì, sì, va bene, ho capito dove è. È un po' complesso da raggiungere se non sapete dove è prima, ma dovrebbe essere sopra quel palazzo là sopra. Sopra quel palazzo là sopra. Ok, potrei anche cambiare mondo e provare qualche palloncino nascosto lì. Riproviamo un'ultima volta perché mi dà tantissime monete qua. Quindi... Ah, devo cominciare io, giusto. Vai Mario, vai. Ora è possibile, so per certo che è possibile arrivare qua sopra. Così. Esatto. Ok, dov'è? So che è qui da qualche parte, dov'è la freccia? Freccia. Ok, è qua giù? Come fa ad essere qua giù? Non dirmi che è in un posto. Come fa? Ah, l'hanno nascosto molto bene a quanto pare, perché io non lo trovo. 13, 12... Dove può essere? Non è che hanno... Ho capito cosa hanno fatto. Ok, allora, c'è un glitch. Credo che non sia stato risolto. Dove è possibile nascondere alcuni palloncini dentro i palazzi. Potrebbe non essere così. Ma so che c'è un glitch. No, non voglio riprovare. Abbandona giusto per un secondo, caro. Perché non so se riesco a mostrarvi questo glitch. Ah, intanto qualcuno ha trovato il mio palloncino e mi ha dato 24 monete. Grazie. Abbandona giusto un secondo, Luigi. Ora non mi ricordo più come si attiva, però è possibile usando un motorino. Magari non è così e sto sbagliando, è molto probabile che sia così. Otterrai più monete se giochi nel regno della City adesso? Bene, fortuna che siamo qui. Il punto è che...
Volevo prendere almeno abbastanza dindi. Là ci sono monete, quindi le vado a prendere. Per... com'è che si chiama? Per almeno l'armatura. Perché mi andava di prendere l'armatura. E infatti adesso provo a prendere quelle monetine. Ok, posso ancora fare... Sì, ok, mi ricordo ancora qualche comando. Ripeto però è da parecchio che non gioco a Galaxy. Ad Odyssey. Ho giocato a Galaxy recentemente, qualcuno lo saprà. Però, ehi, cerchiamo di non cadere. No! Non importa, non importa. Sono comunque quante monete? 10 che perdo, quindi non è un grosso problema. Inoltre non voglio allungare di troppo il video, ma come è possibile ottenere un codice? Se non sbaglio dovete parlare con Luigi. Momento giusto, sì, monete in più, caccia al palloncino, ovviamente voglio giocare un po'. Mi dispiace se sto, mostrando solamente la City, però sì. Ora, eccolo qua, il mio palloncino attuale ha un codice di 001X8D73L. Credo si possa registrare un codice a mondo, quindi non dovreste avere così tanti problemi. Escluso il lato tetro e il lato oscuro, però, a quanto pare. Va bene, cosa vuoi fare? Voglio nascondere il palloncino. Stavolta farò un piccolo taglio, non vi dirò dove è presente il palloncino. E se non me lo scoppiano prima, molto probabilmente riusciranno a farlo, però. Io proverò a fare questa cosa, quindi proviamoci. Taglio e ci vediamo quando ho nascosto il palloncino. Ehi, no, aspetta, è impossibile perché sto registrando prima. Vabbè, vi voglio mostrare almeno un posto a cui ho pensato, al quale ho pensato per nascondere il palloncino. Dovrebbe essere qua dietro. Esatto, vai su. Ok. Giusto, devo andare ancora più su. Vediamo se posso nasconderlo. Non è in cima a tutto, non preoccupatevi, non sono così ovvio. Dovete semplicemente... Esatto. E vai. Cosa si fa? Sì, che ce la faccio. 4, 3, 2, 1... L'ho collocato qua giù, lo voglio nascondere qui? Ovviamente sì. Sicuramente altre 75 miliardi di persone l'avranno nascosto in questo punto, però mi andava di nasconderlo qua. Cosa vuoi fare? Niente, voglio un attimo guardare le statistiche, perché quello è il mio nuovo codice del palloncino. Bene, quindi, troviamone giusto un altro, perché non mi va di arrendermi così in fretta. Stefano, oppure giapponese. Wow, se è là sopra non è tanto complesso, però... vediamo un po'. 520 per... Ok, credo sia nello stesso punto dell'altro, quindi non voglio farlo. Tu sei là in alto. Ce n'è uno easy? Tu sei easy, vai. Vai subito. Grazie, fratello. E adesso cominciamo, vediamo un po'. Questo qui potrebbe essere soprattutto... Vediamo un po' se ho ragione. Sì, ho capito già dov'è. Wow. Quindi c'è una differenza abissale tra... Vai, 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 vai! Ok. Tra i livelli e dove è possibile trovare i palloncini. Qua dovrebbe esserci il palloncino X. Eccolo là sopra. Ok, e abbiamo fatto. Devo anche starnutire, quindi... Perfetto. Non ho guadagnato abbastanza monete per prendere il... com'è che si chiama? Aspetta. 104. Tempo... E salgo di posizione, quindi adesso vola 5000 monete. Quindi adesso posso prendere l'armatura. Non posso prendere l'elmo, ma posso prendere l'armatura, quindi va bene. Abbandoniamo la caccia al palloncino. L'ho mostrata, è un minigioco abbastanza divertente. Inoltre, per poterci giocare, dovete comunque aver completato, non dico al 100%, perché se non sbaglio si sblocca Luigi nella storia, tra virgolette, dopo aver completato quel mondo. Quindi dopo aver completato e sconfitto... com'è che si chiama? Torcibrucobot, ecco. È possibile trovare Luigi qua, almeno credo. Quindi spero vi piaccia come idea, perché a me piace come idea. Ok? Il DLC inoltre, non so se l'ho già detto, ma è gratuito. Ah, giusto, mi ero dimenticato di questo. Filtri, giusto. Dove sono i filtri? Neon e moneta, giusto? Neon e moneta. Eccolo qua. Filtro moneta. Posso fare zoom? Come si fa? Con A. No, con X. Ta-da! Aspetta un attimo, un po' di meno. Eccolo qua, la moneta Mario. La marioneta. Ha! Senza fili, eh? No, no, no. Com'è? Era... scatta una foto così.
Perfetto, quindi abbiamo anche ottenuto una moneta di Mario. E adesso ultima cosa, no, sempre in modalità foto che era... Come l'ho attivata? Ah, premendo meno. Cioè, giù. Modalità neon. Oh mio Dio! È inquietante la modalità neon, però è carina pure, dai. Zoom out. No, zoom out. Zoom out. Mi fai un zoom? Ah, grazie. Wow, però. È proprio tutto... Sembra un vecchio livello di Mario. È bellissimo. Io faccio questa foto, vai. Clic. Ah, giusto, devo aspettare un secondo perché sennò poi rimangono le scritte. Ecco qua, adesso siamo a posto. Quindi, abbiamo terminato l'episodio. Molto corto e tanto per dire, il DLC è uscito ieri, perché io carico questo video probabilmente il 23, mentre il coso è uscito ieri, appunto. Quindi adesso vado giusto a prendere l'abito di Sunshine, non perché porterò Sunshine, ok? Perché la gente sicuramente troverà qualche cavillo per dire: ah, ma dato che prendi il costume di Mario Sunshine, vuol dire che giocherai a Mario Sunshine. Prima o poi forse sì, ma adesso no, perché uno, non ho un GameCube, due, non ho un Wii, ho un Wii U, tre, non ho il gioco, e quindi... Allora, benvenuto. Allora, posso comprare questi oppure l'armatura? No, dai, abbiamo detto questo, quindi mi compro questo cappello e indossa ora. E adesso facciamo la combo. Dovrò farmare un po' per prendere le ultime due cose. Le ultime... posso prendere solo un cappello, quindi le ultime quattro cose. Però farmerò off camera, a voi non vi interessa vedermi mentre prendo monete, insomma. Quindi Super Mario Sunshine! E gli occhiali sono di cappi. Sì, sono di cappi. Ok, quindi io vi saluto e nella prossima parte di Super Mario Odyssey non faremo niente, perché da quello che ho capito questo è l'unico DLC del gioco. A meno che non ci sono altri DLC, o meglio, se ci saranno altri DLC, porterò quegli altri DLC. Altrimenti niente, quindi see you next time. Wahoo!